Oh, Fulvione. Oh, ma buonasera Emidio, ciao Franco, ben trovati. Vi ho cercati per pranzo ma non vi ho trovati. No, eravamo... Però non ho trovato più neanche il pranzo, quindi eravate appena passati. Disgraziati. Senti, come sta andando? Tutto bene, io non faccio niente come al solito, guardo e... piano piano. Wow, vedo che avete un'ottima saletta con... un dispositivo per catturare l'immagine, esatto, riflesse per restituire, perfetto, l'immagine perfetto. Se tu ce lo, vabbè, suggerisci, metteremo una tenda. Beh, ma... sì, forse una tendina forse è da mettere. Adesso vedo che c'è, guarda, Francesco. Guarda, Francesco si sta per immolare per... Gli è stato offerto un contratto dalla concorrenza e ora sta valutando se accettarlo, ma non dite niente che di là c'è Marcello. No, piano piano la vedo improbabile. Sì, Francia, che fai invece te? Stai... Montiamo Envy, okay, con il lettore 4K o iPook o Revon, vedremo cosa usare dopo. Schermo Dazzler 9, sono 3,50 di base, 21 noni. Ma hai visto, lo riempi tutto? Sì, ah, con quel lettore lì sì. Ah, che bello, quindi Envy. Quindi immagino farai una 3D LUT. Sì, assolutamente sì. E poi verrò a curiosare mentre fai la calibrazione, perché mi interessa tantissimo. Ottimo. Ci vediamo dopo. A tra poco. Ciao. Aspetta, con te non ho finito. Vai. Allora, questa struttura discreta, nuova che c'è dentro? Che no, cosa nasconde? Non posso toccare, sennò si sbarella tutto. Però guarda che carino. Ah. Una struttura leggerissima che si monta. Ah. Abbiamo scoperto che Claudio avrebbe dovuto comprare anche il tappo sotto per reggerla stabilmente, ma esperienze. Però è forte, così con 2 metri dovrebbe non impallare. Beh, ottimo. Anche la persona. Ottimo. Qua vedo invece Sub ancora in cellofanale. Sub nuovi in Italia, sono appena arrivati questi DN12 della Definitive Technology, quindi li sperimenteremo adesso. Saranno un po', come dire, poco rodati, ma ce ne sarà abbastanza per cappottare audio quality della sala accanto. Sì. Vabbè, vedo che... Che ha una sala non suonante. Lo so. Sono lo so. Un po'. Ma abbiamo il cavallo di Troia qua, quindi certo. Ormai è entrato. Senti, poi vedo anche tutto Definitive Technology, vedo anche le torri, le 30, le 90-40, se non sbaglio. 90-40 dietro, 90-60 avanti e le A90... Atmos sopra. Ah, sì. Facciamo questo esperimento, il tetto non è molto alto, ma dai. Oh, c'è il signor Milana. Però non è neanche basso. Uno che lavora per me. Signor Milana. Ehi là. Tu dici se viene. Ben arrivato. Cioè, se arrivi così, non hai fatto nulla. E già hai sta faccia, la vedo dura. La vedi dura, ma guarda qualche roba. Sta un terzo turno. Guarda. Guarda, quello lì è merito mio, solo quello. Quel di stallo lì. Che il tappo andava comprato anche per sotto, perché sennò... No, in realtà no. In realtà no. Mi dispiace. Sì, c'è scritto di no? No. Non è stabilissimo, però... Avete messo le clip come si deve? Ok. Allora. Non lo so, le bestemmie. Vabbè, dai, vi lascio lavorare e ci vediamo tra poco quando verrò a vedere il lavoro, okay, che ha fatto Francesco, ok? A dopo. Ma Tari stasera al proiettore si...